Ciao ragazze e ciao ragazzi, aggiornamento Vivi Verde Coop. Yeah, finalmente ce l'ho fatta. Ma voi volevate un aggiornamento, una review sui nuovi prodotti della Coop? Ma chissà, ma io non so se vi interessa questo video. Ci ho avuto richieste dappertutto: email, commenti, messaggi pubblici, messaggi privati. Un altro po' mi arrivavano anche le lettere a casa. Fai l'aggiornamento della review, siete fantastici ragazzi, io vi adoro follemente. E io, quando voi mi dicevate queste cose, io già stavo provando e testando tutto, perché ovviamente è stato un po' difficile all'inizio trovarli, devo dire la verità, non si trovano sempre nelle coop, però poi finalmente l'ho trovato, ho provato e sta provato, ovviamente per potervi dare una recensione anche sull'utilizzo e non solo sull'inci come faccio sempre, quindi adesso sono pronta. Quindi bando alle ciance con il mio bel secchiello di Betty Boop, guardate come bellina, sono tutto qua dentro, sono pronta. Allora, la prima cosa che mi è piaciuta tanto, tantissimo, nel mio video vecchio, 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 quando veramente nessuno li conosceva questi prodotti, ho parlato molto bene, hanno avuto molto successo, sono contenta perché questo è anche lo scopo dei miei video, di pubblicizzare, di parlare di quei prodotti che sono buoni, quindi ovviamente se le persone comprano Vivi Verde Coop quando stanno al supermercato invece che Pantene, il Vive e compagnia cantante, io sono molto contenta veramente, quindi sono stracontenta e vi avevo parlato molto bene del burro corpo, vi avevo parlato molto bene del detergente viso. Comunque vi metto il video in sovraimpressione per chi non l'avesse visto quel video. E adesso stavolta la cosa che mi è piaciuta tantissimo è questo qua, lo shampoo delicato. Come potete vedere è finito, infatti lo devo ricomprare. Ha una consistenza abbastanza densa, ma non tantissimo, vedete, non è proprio quei malloppi proprio, quindi da questo si capisce anche che è eco-bio. Mi è piaciuto molto perché lava bene. Ha un buon profumo di pulito, qualcosa di floreale, ma molto molto neutro, insomma, niente di particolare, tranquillo, un profumo carino. E la cosa che mi è piaciuta è che lava molto, però non secca i capelli, quindi fa abbastanza schiuma, però senza aggredire, insomma. Infatti come primi ingredienti c'è l'auriglucoside. Poi oltre ai tensi attivi, nell'inci c'è anche qualche estratto carino, ad esempio c'è un po' di aloe vera, un po' di estratto di semi di lino, che comunque sono carini, un po' di avena, sono carini. La cosa fondamentale è che è formulato bene perché non aggredisce. Cioè, mi è dispiaciuto tantissimo che non hanno fatto il balsamo, quindi o sono io che non l'ho trovato, mi sorge il dubbio, però mi dispiace perché comunque ci vuole anche un balsamo per capelli, perché comunque con bio è difficile a trovarli, li mettono sempre pieni di petrolate e siliconi, quindi fate anche un balsamo Vivi Verde Coop. Altra cosa che mi è piaciuta tantissimo è questo qua. Questo è un sapone liquido e come potete vedere è finito, cioè le review che faccio io sono spettacolari, cioè i prodotti tutti finiti senza etichette, no? Dato che lo vado a riciclare, ho tolto già l'etichetta come una furba dimenticandomi di dover fare il video, però qua è rimasto, quindi posso leggervi ancora l'inci che già al momento che l'ho comprato l'ho letto e anche questo qua è fatto bene. Comunque si somigliano, tutti gli inci e detergenti sono molto simili fra di loro come formula, perché secondo me hanno trovato la formula azzeccata. Azzeccato, quindi fanno sempre quella formula qua. L'ho utilizzato, diciamo, sul lavandino per le mani e anche per il viso e mi è piaciuto veramente tanto. Tanto, tanto, tanto. Ha un profumo ancora più carino dello shampoo, quindi questo mi è piaciuto molto perché non è molto aggressivo, quindi lo si può utilizzare anche per il viso, per lavarsi il viso, per le mani, per tutto. Anche il bagnoschiuma, questo qua è il secondo che ricompro, che mi è piaciuto tantissimo, veramente tanto, tanto. Anche questo ha un inci simile sia allo shampoo che al detergente. Cambiano un pochino gli estratti, qua c'è estratto di biancospino, comunque a livello di profumazione siamo sempre là, molto simili fra di loro, comunque sono buoni, sono prodotti buoni e del bagnoschiuma vedete è anche un po' più denso dello shampoo, comunque lava bene, fa il suo dovere, non aggredisce, quindi sono molto semplici, per quello che costano sapete, sono buoni. Una cosa anche carina sono i deodoranti finalmente. Voi sapete che io sono un po' restia a consigliarvi con deodoranti commercio perché mi trovo molto bene con quello che faccio in casa, quindi dato che è molto semplice ed economicissimo da fare, cioè io quello fatto in casa non lo cambio con niente al mondo, no? Quindi magari
non è che sto a dirvi un deodorante che magari costa parecchio, cioè secondo me è uno spreco quando lo si può fare in casa, economico e funziona 3.000 volte meglio. Però su questi deodoranti, insomma, non posso dire proprio qualcosa di molto negativo. Come formulazione spray mi piace di più, lo trovo anche più igienico, non lo so, mi trovo di più io con lo spray, sapete che lo amo di più. Anche l'INCI è tutto verde, c'è qua il propanediolo, se non erro è verde sul biodizionario, sì, e non ci sono degli attivi come deodoranti qua dentro che funzionano molto bene, quindi quello che potrebbe succedere è che per voi non funzionano abbastanza bene, quindi non fanno bene il loro dovere, cioè conclusione che puzzate un pochino, insomma, detto in parole molto semplici. Questo qua ha anche un altro difetto, che quando lo si spruzza fa un po' di schiumetta, cioè sembra veramente che hai la schiuma del sapone, no? Perché un po', però poi facendo un po' così, insomma, magari anche con la mano si toglie, però è un po' antipatica questa cosa. Il profumo è molto bello, mi piace, molto floreale, molto bello. Io diciamo che non sudo tantissimo, non puzzo tantissimo fortunatamente, e è una bella fortuna ragazzi. Questo qua mi ci sono trovata bene, insomma, a parte questo fatto della schiumetta mi ci sono trovata bene, poi mi piace il contenitore che spero di poter riaprire e andare a riciclare, speriamo, se non mi arrabbio. Questo qua invece è quello spray, però non è gel, è liquido, cioè se voi agitate dentro è liquido, quindi quando lo si spalma esce tipo come un'acqua, un'acquetta, buon profumo, il deodorante ha un buon profumo, devo dire la verità, mi piacciono molto, e anche questo qua è molto delicato, forse questo qua è un pochino più efficace di questo, poi non ha il fatto della schiumetta perché ha anche il tietril citrato che è appunto un antibatterico e dovrebbe funzionare un pochino meglio. E c'è scritto però, deodorante delicato, quindi però siete sicure che magari non contiene ingredienti dannosi, che è anche importante. Sapete, molte persone sono sensibili sotto l'ascella, quindi è anche importante avere un prodotto delicato. E poi dovete voi vedere se è performante per voi. Poi, cosa che invece mi è piaciuta tantissimo è questo qua, il contorno occhi, crema contorno occhi. Questa crema contorno occhi ci dice che è rivitalizzante e protettiva. Ed è, devo dire, questi qua della Vie Verde Coop sono molto modesti, perché gli dobbiamo insegnare un pochino a come scrivere dei titoli che attirano un po' di più le persone, perché è una crema contorno occhi rivitalizzante e protettiva. Sotto c'è scritto anche per pelli mature, però rivitalizzante e protettiva non è un titolo che attira le persone, magari ci avrebbero potuto scrivere anti-occhiaie, anti-rughe, che sono quello che noi cerchiamo, perché poi in effetti è una crema fatta bene, che ha anche degli estratti carini molto molto funzionanti, estratto di rosa e a beta-glucano che contrasta i danni dell'invecchiamento e i danni del sole, quindi veramente ottima. A me mi è piaciuta molto, questa qua la potreste utilizzare anche su tutto il viso, solo che è piccolina, insomma, poi finisce troppo presto, però mi è piaciuta. L'effetto è tipo molto rinfrescante e tonificante sulla pelle. Consistenza, come vedete, è la consistenza è tipo di un gel crema, vedete? Cioè non è proprio una crema. E quando lo si applica, si assorbe subito, vedete? Ha questa consistenza un po' gelatinosa, come vi spiego, come se fosse tipo la consistenza del gel d'aloe vera, però non è appiccicoso, è soltanto che è tipo un gel crema che subito si assorbe e va anche un po' a riempire le rughette. Comunque questo qua tra tutti i prodotti mi è piaciuto veramente abbastanza, carino, semplice, insomma, fatto bene. E poi ho comprato il mio amatissimo questo qua, veramente, soprattutto in questo periodo che magari sei fuori in vacanza, non si ha tempo di spignattare. Questo qua è il mio burro cacao preferito, posso dire, già ve l'ho detto, è eguagliabile a quello che ci facciamo in casa, però la cosa è che non profuma, ve lo dissi anche in quel video, e magari se mi sentono Vie Verde Coop mettetemi un pochino di olio essenziale arancio dolce, una cosa anche semplice, giusto per darci un po' di profumazione che a noi donne piace. La cosa bella è che contiene tocoferolo, contiene semplicemente gli ingredienti che utilizziamo noi nel burro cacao fatto in casa, quindi perciò mi piace e sono contenta proprio di spalmare, una bella consistenza, bella che fa spessore sulla pelle, si sente che hai messo qualcosa, non è solo untuoso ed è perciò mi piace. Poi costa poco,
Quindi la cosa importante di questi prodotti è che oltre ad avere un buon inci, hanno un buon rapporto qualità-prezzo, cioè costano quello che valgono e non ci stanno prendendo in giro, sono onesti. Quindi spero che non aumentino i prezzi e spero che facciano anche cose sempre nuove, magari oltre al balsamo, una maschera per capelli oppure anche qualcosa di make-up. Ma chissà se lo faranno. Comunque, se lo faranno, io sarò qua sempre pronta per voi ad andare nei vari supermercati alla ricerca dei prodotti nuovi. E quindi fatemi sapere voi nei commenti se avete provato questi nuovi prodotti, quale vi è piaciuto di più, quale vi è piaciuto di meno. E vi mando un bacio grande, ragazze. Ciao! Oggi video veloce per dirvi come fare per far durare di più l'abbronzatura. Ho letto spesso che mi chiedete questa cosa. Prima di tutto, se avete